Eccoci con Mister Sant'Alfonso al termine di Fano Samb 1-2. Mister, una partita che sembrava ormai volgere al termine sul pareggio e alla fine zampata finale di vita, 3 punti pesantissimi. Sì, 3 punti pesantissimi, importanti, bellissimi, venuti proprio col cuore, che i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Paradossalmente le azioni più pericolose le abbiamo avute negli ultimi 5-10 minuti. Abbiamo preso coraggio. Nel primo tempo non è stato bellissimo, troppo rinunciatari, prendiamo sta palla, cercavamo sempre le punte e invece potevamo giocare un attimino di più, però poi siamo stati bravi, siamo andati sotto, l'abbiamo recuperata, che è una cosa che non era mai successo e quindi diciamo che stiamo migliorando, dai, possiamo fare ancora molto, molto di più, però la partita di oggi ci dà tanto, tanto morale. Nelle due occasioni praticamente più pericolose la Samb si è resa cinica, ha vinto con praticamente i due tiri più pericolosi in porta, è riuscita a fare gol. Insomma, questa vittoria è la seconda consecutiva, può lanciare insomma, in un periodo di fiducia che fino a qualche tempo fa sembrava smarrita. Sì, dai, sicuramente la fiducia è quello che mancava ai ragazzi, un attimino che stavano un po' giù con il morale. Adesso questa vittoria di oggi deve dare ancora più morale e fiducia, però non dobbiamo mollare ogni partita, domenica sarà un'altra partitaccia, dobbiamo affrontare con il piglio giusto. Adesso ci godiamo questa vittoria, bellissima, quando le partite poi si vincono al 90esimo sono sempre cose più belle, andare a festeggiare i nostri tifosi è stato bellissimo, adesso dobbiamo rendere ancora più felici i nostri tifosi andando a vincere un'altra volta in casa. Senta, un'ultima domanda che riguarda Boti. Come mai questa decisione di metterla fin dall'inizio e sembra insomma che ha figurato molto bene nel ruolo di terzino sinistro? Sì, ma Boti è un giovane che ha prospettiva, che è pronto, che fisicamente è pronto per giocare e se l'ha giocata con Viscardi. Oggi abbiamo voluto giocare un pochino di più con lui perché è uno che è un po' più tecnico, riesce a uscire più palla al piede. Poi non l'abbiamo sfruttato più di tanto perché loro erano molto aggressivi. I cori di Mosconi fanno sempre soffrire quando ci si gioca perché sono molto aggressivi, però ha fatto un'ottima partita e siamo contenti di lui. Grazie mister, complimenti. Grazie, grazie a voi.